Amici Knitter, amiche Knitter, ciao da Trieste e benvenuti in questo nuovo vlog. Oggi ospite speciale. Paolo, sono pronta per partire, sto aspettando le mie amiche e poi via in direzione di Roppolo con Mayak. Arrivate, arrivate! Ragazze, guardate che meraviglia! Qua dietro ci sono i mirtilli. E adesso andiamo a registrarci. Ecco arrivate le prime partecipanti dal Friuli Venezia Giulia con furore. Questa volta dominiamo, ve lo dico, battiamo tutte le altre regioni per presenze, vorrei dirvelo, qua mettetevi in cuore in pace. Ragazzi, sono a fare l'ispezione prima della giornata del workshop e vedo qua un'esposizione pazzesca e qua ragazzi ci sono i kit per domani. In più ho ricevuto un regalino che poi apriremo insieme. Allora, con l'ausilio della mia dimostratrice faremo vedere dentro ora che cosa c'è questa dentro questa meravigliosa borsettina e questa fantastica scatola. Apri, apri Tiziana, che meraviglia, cosa ci sarà? Caramba! Allora, abbiamo delle matassine di cupa meravigliose, rosa e grigio, stupende. Si vede molto bene adesso che le tieni così, ottimo. Bellissime. E poi cosa c'è? Un balsamo doccia ai sette burri, fantastico, magnifico, saremo pulitissime. E poi non è finita qua. E poi non è finita qua. Il Biopack, lo conoscete ragazzi? È un, come possiamo chiamarlo, un foglio cerato per la conservazione degli alimenti. È meraviglioso. Meraviglioso. E ultimo. Ta-da! Antitarme a forma di fiorellino. Sono molto molto contenta. Puoi grazie. Usare anche come orecchino. Come da tradizione, da 2 anni a questa parte, eccoci a fare una passeggiatina sul lago di Tiverone. È un posto veramente molto carino, molto 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 carino. C'è già Sabrina che sta facendo le foto. Guardate che spettacolo! Ragazzi, ora di cena. Buongiorno con i nostri ammenicoli. Stiamo andando a fare colazione. C'è qualcuno dietro che è assonnato. Eccoci qua ragazzi, ragazze, sono tutte che stanno accaparrandosi i filati guardando le novità perché ci sono anche nuovi colori da ammirare e noi saremo in questa meravigliosa sala dedicata solamente a noi. Qua ci sono i kit da distribuire, già alcune si sono sistemate, noi staremo qui tutto il giorno e ci divertiremo come delle matte a lavorare questo fantastico maglione invernale numero 2 mirtillo, retrit mirtillo. Non vedo l'ora di cominciare, ragazzi. Insomma, grazie a chi è tornato, grazie a chi è venuto per la prima volta e chi non ha mai usato i filati di Mayak. Abbiamo proprio delle neofite. Pare incredibile. Sì, sì, sì. Cioè, pare incredibile. Un applauso. Un applauso. Per il tunnel.
Non c'è cura, ve lo diciamo! Quindi adesso vi faremo una piccola introduzione di qualche maglione capo fatto negli anni, una lunga collaborazione con Valentina, ormai iniziata anni or sono. All'inizio proprio. Sì, esatto. All'inizio. Infatti ieri quando ho guardato l'esposizione ho raccontato alle ragazze che erano in camera con me, la Tiziana e Luciano, ho detto: mi prende come una certa commozione pensare la varietà di cose che adesso si trovano su questo tavolo. Quando all'inizio io ho cominciato con voi c'era lo yak medium e lo yak lace. Sì, forse c'era il bordeaux, no? il esatto, blu, c'è quattro varietà. E in effetti adesso vedere tutta questa varietà, secondo me, è un grande punto a favore vostro di, come dire, di grande vantaggio, perché vi siete tanto evoluti negli anni e anche in così breve tempo, se vogliamo, perché adesso la varietà di filati che voi trattate è veramente tanto vasta e i colori sono unici, per cui io ho preso un po' così un po' il magone della commozione, ho detto: guarda quante strade abbiamo fatto insieme. No, è che bello che è stato parla con voi. Allora, per rivivere questo percorso, riviviamo questo percorso e cominciamo con i modelli che avete già visto o su pubblicazioni o su workshop che ho trattato gli anni passati. È uno dei capi più amati da me, infatti è uno dei più indossati in assoluto, ed è Cam di Coraggiosa, perché è il Cam ed è un maglioncino raglan con questo dettaglio di treccia che adesso sul nero si vede poco, ma da vicino, se poi la mia assistente lo fa vedere sfilando, e avete questo dettaglio di questa treccia a coste ritorte che è sulla manica e poi riprende anche lungo il fianco. Allora, questo capo ve lo presentiamo in due versioni. Questo è Gobi. Sempre di è sempre in eufonie tibetane, è uno scalda spalle, una specie di cardigan aperto sul davanti, lavorato sempre con Mayak, con il medium. Invece questo lo ha portato Luciana, che lo ha fatto con il lace e poi ho aggiunto un filino di mohair, esatto, per dargli un po' di spessore, quindi anche piccolino risulta molto grazioso perché bolerino scalda spalle. Invece se è più grande, adesso ve lo faccio vedere su di me, è proprio una cosa bella impegnativa, bella, che davanti magari non dice niente, però uno poi si volta ed è stupore della folla, capito? Allora, questo sempre dalla nostra assistente Luciana, che ha lavorato cuspide. Questo cuspide è uno degli ultimi pattern che ho presentato l'anno scorso, poi ha tutto ricamato, come in effetti è una personalizzazione molto carina, e ci ha applicato questi ricami di fiorellini meravigliosi che richiamano questo fogliame. Vi presentiamo il piccolo set Amolo e Amoletto dal libro Muia, sempre con le codine da fermare. Questo è, vabbè, è lavorato tutto con il Mayak Medium ed è una cosa che si mette così sopra, così, ed è veramente bellissimo. Oltre, per cui se ci piace questa versione così, ok, se no possiamo mettere questa parte davanti che è più scura. Con gli avanzi si fa Amoletto, il berrettino, che insomma vestite tutta la famiglia. Io l'ho pensato questo proprio per far fuori un poco tutti gli avanzi di Mayak Medium che uno si ritrova a casa, magari l'avanzo di una matassa, di quella, e anche Amoletto, che vi fate fuori tutti gli avanzi. Allora, Greca ha una costruzione davvero particolare, una costruzione che a me personalmente piace tantissimo per i cardigan, ovvero il corpo viene realizzato in una specie di T, così, che poi viene ripiegata e cucita per creare i buchi per le maniche, poi si riprendono ovviamente le maglie per fare le maniche, e poi si riprende il bordo inferiore e il bordo per fare il collo. È lavorato con un punto mosaic, con la lavorazione mosaic qua davanti, utilizzando la Tibetan Cloud. È molto bello, la particolarità è che ispirandosi ai modelli streetwear giapponesi e all'origami si può indossare anche in un secondo modo.
si può utilizzare anche in questo secondo, ma è più comodo. Stai meglio, perché è più strettino. E quindi la greca non è lungo il corpo, diciamo, ma è solamente nella parte inferiore. Poi, la sorella, uno dei preferiti dell'ultimo periodo, questo è Nigella. Sempre con la Tibetan Cloud, questo è un cardigan che ha, ha una delle altre vestibilità di cardigan mie preferite, ovvero sia questo collo che sale nella parte dietro, questo collo montante, vedete, da questa parte qua. Si incomincia appunto lavorando questa striscia in due metà simmetriche, per cui anche dietro al collo risulta un motivo diverso. E poi la lavorazione continua a maglia rasata diritta con questo punto pizzo per il collo che si sviluppa. La cosa carina, la rifinitura, è che c'è questo bordo I-cord che quindi dà un aspetto molto pulito. Questo cardigan è fantastico anche con dei bottoni, e poi il bordo del pizzo finisce proprio anche sul davanti, in corrispondenza del bordo a costo 2,2. E poi abbiamo il frutto dell'altro anno, del retreat dell'altro anno, Tulips. Ne abbiamo diversi qua, e dopodiché vorrei fare una bella foto in versione trombetta. Insieme versione trombetta, ho fatto la versione in... Questo me lo porto a casa? Sì, sul cadavere della trombetta. Allora, sì, lei lo ha fatto in versione cardigan, però vorrei chiamare per esempio Sabrina, la nostra modella per il giorno. Guarda, guarda, siamo distanti, che lo ha realizzato sempre con la Tibetan Cloud, perché sono sempre con la Tibetan Cloud. Questa è la versione originale con, ricamo. Con il ricamo, perché il retreat dell'altro anno si basava anche sulla personalizzazione attraverso il ricamo, e quindi poi abbiamo visto come si potevano abbinare. Alcuni lo hanno fatto con dei risultati veramente molto belli. Ecco, anche la Luciana lo ha fatto con i ricami. Se uno guarda da vicino vede i ricami, e secondo me il ricamo dà una nota di personalità in più al capo, che è comunque già bello così. Niente ricamo. Entrambi bellissimi, entrambi molto interessanti, e ci piacciono molto. Mi sta molto bene, Donatella. Grazie. Ok. Con il ringraziamento ad Alice e Cristina, che permettono questo, perché sono state consultate e abbiamo chiesto se sono d'accordo nel far vedere al retreat i capi in anticipo, come anticipazione di questi due workshop, ve li facciamo vedere. Per chi non si è ancora iscritto, sappiate che entrambi i negozi prevedono le zoomate, per cui anche chi è lontano può. Allora, questo è il maglioncino smanicato che presenterò a Bologna. È lavorato con la lace, yak lace, messa doppia. Ha una vestibilità pazzesca, pazzesca. Allora, non guardate le pieghe, perché è stato piegato da la modella. La modella è bellissima, la modella sfiderà. Questo non verrà pubblicato. Sarà nel libro, perché si chiama maglioncino smanicato. Quindi sapete che, non avendo il nome, questo qua. Quindi o fate il workshop a Bologna, oppure bisogna aspettare il libro. Dopo Bologna c'è sempre Parma, e a Parma torna la Tibetan Cloud. Questo viene pubblicato tra un mesetto dopo questo è stupendo, è bellissimo, ha questo motivo ispirato alle tappezzerie veneziane degli anni 700, del 700, e infatti si chiama Rondò. È molto bello in una combinazione così molto soft, molto tono su tono, ma questo qua è spettacolare, perché ho visto le tester che hanno scelto delle combinazioni molto forti. Viene una roba meravigliosa. Cino smanicato. Maglioncino smanicato. L'ultimo weekend di ottobre. Il 30 e 31. Il 30 e 31 di ottobre, adesso. Allora, sabato Bologna, sia su in presenza sia su Zoom,
cioè io sarò lì in presenza, poi 10 minuti ogni ora sarò sul Zoom del negozio e voi comunque avrete già sentito la spiegazione, tutto quanto, e poi raccoglierò i dubbi, le domande di chi segue da remoto e che non è lì presente, e quindi 10 minuti ogni ora io mi dedico a chi è da remoto, ok? Stessa cosa, la domenica si lavora rondò con Miss Lana Parma, a Parma, e si fa la stessa cosa. Il negozio apre la zoomata e dopodiché 10 minuti ogni ora io mi dedico alle persone che saranno su Zoom. Saranno la prima volta che noi faremo questi esperimenti, per cui vedremo, insomma, speriamo che vada bene, cercheremo, come sapete, di mettercela sempre il 150% come mia consuetudine, speriamo che vada tutto bene, ok? Ecco, per cui sarà strutturato così, a chi interessa. E poi dimmi. Dimmi. Ma ci sarà un numero chiuso, no? Per le presenze, se uno viene in presenza. In presenza, guarda, devi informarti con la Cristina, penso di sì che ci sarà. Allora sono interessate a Parma, quindi con chi? Allora, Parma, la stanza giù è parecchio grande ed è dedicata totalmente a noi, per cui credo che sì, insomma, ma credo che si può tranquillamente venire. Ci si scrive tramite il blog. I mandorli fioriscono e anche i ciliegi e hanno i fiori rosa e anche il cotone ritorna sulle nostre pelli accaldate. Questo qua è stato lavorato con la Mayak Tibetan Cloud e i bordi invece con la Mayak Medium, lo yak puro, ok? Adesso è piccolino perché ogni collezione viene rappresentata da un animale fumettato, a partire da questo simpatico grembiule indossato per la capra, che è proprio tipico delle donne tibetane. Ecco la Carlotta che distribuisce i kit. Guarda come sono contenta, guarda chi è stata la prima, sei fortunata, sei contenta? Molto. Molto. Chi ha ricevuto il suo kit? Ta-da! Sei contenta? Che colore hai scelto? Ta-da! Ocre! Ta-da! Bellissimo! Cosa hai ricevuto? Sì, magnifico! Ma dentro c'era anche qualcosa d'altro? Ah, mirtillo! Magnifico! Magnifico! Caramba, che sorpresa! Perché la Camilla era una delle tester del maglione invernale numero 2 e adesso lo vediamo anche indossato! Una modella! E va benissimo così, guardate anche che bello che è! Solleva il braccio a prendere una scatola in alto! Oh, che meraviglia! È giunta l'ora di appropinquarci ai tavoli per mangiare. Dal momento che abbiamo mangiato, io sono scapigliata perché qua fa caldissimo, e abbiamo recuperato le forze loro anche troppo, perché sono particolarmente anarchiche oggi, adesso faremo l'introduzione, dopo pranzato, del workshop. Volevo raccontarvi, ma molto brevemente, perché tanto ormai ne abbiamo parlato tutta la mattina, magari separatamente, però volevo fare un po' il punto tutti quanti insieme sul maglione che vi presento oggi, ovvero sia il maglione invernale numero 2, alias Mirtillo per noi, per gli amici. Da Cam questo maglione prende un pochettino la vestibilità e l'ispirazione per la spalla. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che la struttura molto comoda
di cam è ripresa in questo maglione perché ha una bella vestibilità molto morbida. Questo sprone incomincia, la manica incomincia veramente con pochissimi punti. Secondo me questo è un tipo di manica che dona particolarmente perché fa leggermente arretrare la linea del raglan del davanti e quindi dà uno slancio al busto e secondo me contribuisce anche a slanciare la figura e a snellirla. E arrivati ad una certa misura noi separeremo a questo punto le maniche dal corpo e procederemo a montare le maglie per le ascelle, no? Per gli scalfi manica, e proseguiremo per il corpo se lo vogliamo oppure per le maniche se desideriamo fare prima le maniche del corpo. E io qui invito a non fare il maglione troppo lungo. Allora c'è la tendenza di ma così mi copre tutto quanto. In realtà il maglione, se è un pochettino più cortino, anche questo aiuta a snellire la figura e a riproporzionarla. Corto nella parte davanti e più lunghetto nella parte dietro per farci sentire più comfortable, capito? Più a nostro agio. Due parole sul filato. Il filato che ho usato è il cashmere della Mayak e si chiama Raku, correggetemi se sbaglio, Raku con l'accento, ed è veramente un cashmere meraviglioso, ha lo stesso spessore identico dello Yak, ha una leggerezza, una mano, sembra di lavorare una cosa meravigliosa, però in realtà il suo meglio lo darà una volta che voi lo laverete, perché una volta che lo laverete la peluria si sprigionerà senza però essere eccessiva. Perché tanti cashmere hanno questa particolarità di sprigionare forse anche troppa peluria. Questo invece ha una meravigliosa morbidezza, però non ha quella peluria che poi si stacca e vi va dentro al naso, che dà fastidissimo. No! Ho fatto tutto un discorso lunghissimo, ma non avevo premuto il tasto REC e quindi mi tocca rifarlo. Con questa meravigliosa penna, ora, rubata a Cristiana, siglerò i libretti degli workshop della TB6, perché siamo tutte un po' provate, questa abbondanza di filati e di abbondanza di relazioni sociali ci ha un po' destabilizzato, per cui tra un poco penso che smetteremo di lavorare qui, ci sposteremo da qualche altra parte, ma prima le sigle, le firme, perché mi sa che arriviamo più di qualcuno ad avere i 10 timbri per il pattern gratis, vediamo se arriviamo. Vorrei un momento di silenzio per l'angolo della vergogna, perché passi le triestine che non lo portano mai, ma anche chi l'altro anno era lì, è l'incubo, praticamente Deborah, ogni anno i tuoi punti dovrebbero andare alla Gianni, che non c'è, che non c'è, sono io. Mi sa che qualcun altro approfitterà. Procediamo quindi alla siglatura. Allora, c'è anche una novità, perché la Luciana devolve i suoi moltissimi timbri, uno ciascuna, quindi ogni partecipante oggi riceverà non due, bensì tre timbri. Vorrei dire, caramba, che sorpresa! Devo farti le sigle. Siamo pronti a siglare. Visto che la designer ha dimenticato il timbro. Ai 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 ai. Tolgo uno? No. Dove ti scrivo? Io uguale a lei, però. Anzi, ce n'ho uno di più. Perché padesciare? Io so padesciare. Scrivi come Erika. Deborah, ametista. Sì, l'ho segnato. Perché poi sono contenta che ripiace. Vabbè, intanto vedete questi sono i vostri libretti. Abbiamo su pattern. Allora, e in maniera del tutto eccezionale, oggi sono buonissima, quindi si siglano i pattern, che non succederà mai più. Ma loro non sanno dove si trova il libretto, chi lo dà, chi lo fa. Bisogna scrivere.
scrivere a Chiara, metterò nell'info box di questo vlog il link, anzi la mail di Chiara a cui richiedere il libretto. Grazie Chiara per questa cosa meravigliosa che tu fai. Allora, dove te lo siglo? Qui, dopo fai tipo tacco-macco, hai capito? Ce ne hai tre, eh? Tu devi avere il libretto. La prima zoomata in primavera e oramai però non vale più. Sì che vale, scatto. La zoomata era il mio primo workshop. Per quello. Non vale il doppio, vale sempre più. No. Vorrei un plauso ad una Camilla che non soltanto è la testa del maglione numero 2, ma porta anche il libretto. Brava cara. No. Erano 4, 2, 3, 4, 5 e 6. Grazie mille. Questi sono i libretti. Comunque, io faccio notare che avevo già le sigle perché non c'era il tigrino. Non occorre infierire sulla designer, perché la designer sa di essere fallace, capito? Dopo estivo, brava, no, dopo estivo, trifora, cuspide, padescià, mirtillo, aspetta, mosaic, stranded, estate, zig zag, però attenzione, mirtillo, 1, 2 e 3, sei oltre i 10, eh? Sì, sono ampia. Adesso vediamo, adesso torno, eh. E anche qua, eh? E andiamo! E siamo già iscritte a quelli successivi. Molto bene, la raccolta si allunga. Estate, mosaic, zigzag, stranded, stick, multicolor, mirtillo. Io l'ho fatto due volte, perché sono somaro. Questo l'ho fatto due volte. È vero! Non mi ero accorta, pazienza, va bene così. No, l'ho fatto due volte il corso io. E lui non ha ben niente. Ma vi interessa partecipare a questa cosa? Sì. Ogni 10 sigle e o imbrini potete scegliere un pattern. Volentieri, ma lo possiamo fare su tutti i tuoi pattern? Allora, su tutti i miei pattern, tranne quelli che sono dei libri. Allora, adesso io ve la faccio qui, dopodiché voi la ritagliate, la attaccate o su quello o su un librettino a vostra scelta. No, qui è difficile dove qui in un angolino aspetta. Piccolo. In un angolino perché qua ci serve tutto. Guarda che sono tre, eh. Attenzione, è una cosa rarissima che io dia tre, non è mai successo. Ah beh, allora siamo già avanti. Terminato! E ci sarà Selina e anche Valentina che potranno scegliere un pattern gratis. E vai! E vai! E vai. Per oggi abbiamo finito, siamo sfinite e adesso abbiamo pensato di andare a prendere un bel aperitivo sul lago, c'è un sole pazzesco, siamo tutte quante pronte per fare una carovana. C'è una certa confusione perché dovremmo trovare un certo posto sul lungo lago e Deborah nelle indicazioni ha chiesto via Roma. Cioè questo vi dà l'idea della stanchezza del gruppo, capite? Nel frattempo una parte del gruppo si è staccata e procede da sola.
noi ci siamo persi almeno 4 volte, ma secondo me da qualche parte arriveremo. E si comunica un cambiamento dei piani. Alcune di noi, nella fattispecie io e Deborah, e forse anche Sabrina, eravamo convinte di andare a fare un aperitivo. In realtà ci stanno trascinando a fare una camminata lungo il lago, che è bellissimo. Però, come dire, siamo un po' provate dalla giornata e la gente qua dietro chiacchiera, vorrei dire. È ora di cena. E buongiorno, buona domenica. Siamo appena arrivate, abbiamo fatto colazione e ci stiamo sistemando per la seconda parte del workshop. Adesso io sistemo le mie cose e dopodiché questa mattina ci saranno un paio di sorpresine. Intanto vedremo la presentazione di Carlotta, che è sempre fantastica, dei filati Mayak, e dopodiché ci sarà tempo per un ulteriore saccheggio, anche da questa parte, e poi ci saranno delle sorpresine un po' tipo quelle di ieri, ma non più anticipazioni, ma vedremo. E farvi vedere qualche foto, raccontarvi un po' la nostra storia, il lungo viaggio della nostra fibra che arriva dall'altopiano. Però filato che inizia sull'altopiano Bellano. È proprio lì che 12 anni fa Paola e Andrea si sono conosciuti. Il benessere degli Yak. Quindi ero lì per controllare il loro benessere, per capire come migliorarlo, avere un latte che potesse produrre un formaggio di un certo tipo, quindi tutto legato a quello che è il mondo lattiero caseario. Ma vengono corrosi, smussati nel tempo, ma rimangono indelebili. Loro lo fanno col burro, con la cera, con le candele. Capite che per loro non esiste niente, quasi impossibile da concepire. Ma io mi rendo conto che vivendo questo mondo in realtà ha tantissimo da insegnare, perché veramente ci permette un'evoluzione proprio personale e un cambiamento proprio di prospettiva. Fanno parte di quei popoli comunque che in un certo senso hanno polso, hanno dovuto combattere delle lotte importanti. Ragazzi, in questo retreat, in questo vlog, c'è una sorpresa pazzesca. Guardate le ragazze, stanno aspettando perché abbiamo organizzato una mini sfilata dei capi cosciani. C'è anche gente qua dietro che si prepara e adesso li vedrete. Ecco a voi Erika. Guardala, che meraviglia che indossa, un tulips rivisitato. Mamma mia, copriti Erika che fa freddissimo. Stupendo! Ciao Erika! Ecco a voi Selina! Selina con un trifora meraviglioso, ma in mano ha una sorpresa, vano sospiro! Evviva, bravissima Selina! Ecco a voi Irena, ma guardatela che chic! Con un cam meraviglioso, tutto in nero, guardate che meraviglia! Ed ecco Chiara! Chiara avanza con un'andatura sicura, sfoggiando un doppio! Meraviglioso! Girati! Oh, che meraviglia! Fantastico! Bravissima! Vai Camilla! Guardate Camilla, che meraviglia! Con un ailo un pochettino più lunghetto, ma veramente stupendo. Grazie Camilla. Avanti, non fermiamo il filmato, andiamo avanti. Oh, Donatella con una grande novità. Guardate, un rondò che noi vedremo la prossima settimana, cioè questo weekend che sta arrivando. Voilà, Madame et Monsieur. Oh, una fantastica Sabrina con un amolo coloratissimo. Ma come le sta bene? Mi sa che se lo porta via oggi. Avanza sicura di sé, Cinzia, con un cuspide veramente molto originale, a 3 colori, ricamato, pazzesco!
grandissima, fantastica. Ed ecco la bella misteriosa, Tiziana, con un nigella perfettamente abbinato alla sua mise. Dovrò strapparglielo con la forza. Bellissima, fantastica, grazie. Sbuca come un folletto malandrino la nostra Luciana, con un Riviera che ha terminato praticamente l'altro ieri, bicolore con la variante tasche. Fugge e sta arrivando, passin passetto, anche Deborah. Chiudiamo in bellezza con un Rent meraviglioso, coloratissimo, stupendo, avanza e incede maestosa. E voilà. Voilà. Bravissime ragazze! Siete state fantastiche e grazie anche a chi non ha partecipato ma ha assistito e ha fatto la clac. Ragazzi, ragazze, abbiamo terminato la sfilata e adesso io sono qui a piegare i vestiti che mi saranno ritornati. Sto correndo dietro alle persone che non vogliono restituirmeli. Allora, oggi è bellissimo perché abbiamo fatto la sfilata di moda inframmezzata da ricette di cucina, in particolare del nord-est, e siamo tutte affamate. Adesso abbiamo deciso che ci spostiamo nella parte davanti della tenuta per andare a sferruzzare all'aperto e poi ci sarà il pranzetto e poi purtroppo ci saluteremo. Ragazzi, io sono sulla luna, mi sto divertendo tantissimo. Allora, dopo il pranzetto, c'è qualcuno che si allontana per non essere ripreso. Comunque, ragazzi, dopo questo l'autopasto e questa bella compagnia, purtroppo le nostre giornate del retreat sono terminate. Sono state davvero belle, io faccio un bel giretto per farvi vedere anche da questa parte. È stato bellissimo. Giornate meravigliose! Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! E comunque, una cosa che mi ero dimenticata, grazie a tutte quelle che hanno partecipato e grazie a Mayak.